Ciao bambini! Oggi scopriamo insieme un nuovo libro della collana I nuovi colori del mondo. Si tratta di Un duro lavoro di Antonio Ferrara, un grandissimo scrittore per ragazzi. Un libro simpaticissimo il suo, perché in modo molto divertente ci racconta la vita di voi bambini. Antonio, ma come ti è venuto in mente di scrivere un libro così? Oh, ciao raga! Voi mi direte come, come mi è venuta l'idea di scrivere questo libro? Oh, mi è venuta... Senti, mi è venuta intanto perché Silvia Roncaglia, direttrice artistica di questa splendida collana, un giorno mi fa: senti Nino per gli amici, Antonio Ferrara ha detto Nino, ma che mi faresti un testo per la mia collana? Me lo chiedeva da tempo, Io ammetto che per un po' mi sono distratto, non ho seguito le sue indicazioni. Detto sì, però dai, non ho tempo. Poi gli ho chiesto: ma me lo lasci anche illustrare? Sapete che io sono scrittore e illustratore. Ma perché no? Ho detto, io mi ci sono messo e mi ci sono dedicato e questo libro è venuto fuori. Sì, però voi pensate che io pensi che gli adulti non ascoltano a sufficienza i bambini? Pensate giusto. Io sono convinto, e anche per questo motivo che ho scritto questo libro, che gli adulti siano piuttosto distratti circa i loro figli e non li ascoltino a sufficienza, non ascoltino le meraviglie anche linguistiche, le trovate del linguaggio che questi bambini producono tutti i giorni. I bambini sono una risorsa, al di là di ogni retorica, dicono delle cose spiazzanti che gli adulti non pensano più e alle quali dovrebbero pensare invece. Ma Antonio, è sempre stato il tuo sogno quello di fare lo scrittore per ragazzi? Per nulla, tutt'altro. Il mio sogno era quello, sì, fare il disegnatore, il fumettista o almeno l'illustratore dei libri per bambini, come se fosse meno, E mi è successo, dopo un po', a furia di illustrare storie scritte da altri, mi sono trasformato a mia volta anche in scrittore di libri per ragazzi. Quindi in questo libro, come avrete visto, me la canto e me la suono. Non mi capita, come spesso mi capita, di scrivere un testo che poi viene illustrato da un collega illustratore o di illustrare una storia scritta da un collega scrittore. In questo libro, grazie a questa splendida, agguerrita casa editrice e a Silvia Roncaglio, io sono uno, me la canto e me la suono. E soprattutto per me questo è stato, in questa estate così calda, estremamente rinfrescante. Ma meglio che mangiare un ghiacciolo. Se poi scrivi e intanto mangi il ghiacciolo è ancora meglio. Ma qual è stato il tuo primo libro, quello che ti ha fatto innamorare della lettura? Il primo che ho letto, ma certo, io non ero un ostinato lettore, non ero un tenace divoratore di libri. Poi un giorno, alle medie, in prima media, la prof mi suggerì un libro da leggere e io lo affrontai con una certa noia, sapete, uno pensa sempre alle medie che magari i libri siano noiosi e gli scrittori pure, invece no. Ragazzi, invece no, quel libro era semplicemente meraviglioso e lo è ancora adesso, l'ho riletto alcuni anni fa ed è ancora bello, struggente e emozionante come quando lo lessi a, ma diciamo, 11 anni. Il libro è... Volete saperlo? Il libro è Pel di Carota di Jules Renard, autore francese, Pel di Carota. Una meraviglia. Ha un finale ancora adesso potente, emozionante, attualissimo. È un libro che mi fece cambiare lo sguardo sui libri. Davvero, io dopo aver letto quel libro cambiai il mio sguardo sui libri per sempre, davvero.
E poi volevo salutarvi, ma un'altra cosa che volevo dire è che chissà perché uno si aspetta da uno scrittore che scriva libri per bambini che dica sempre delle cose spiritose, buffe, divertenti. Oh, ma gli scrittori per bambini sono serissimi, fanno un lavoro estremamente serio e non devono prendersi troppo sul serio, badate, ma devono lavorare molto seriamente. Se poi tu sei come me, scrittore per bambini, eppure napoletano, tutti si aspettano battute e cose strane, estemporanee, imprevedibili. Non sempre è così. Non tutti gli scrittori napoletani fanno per forza qualcosa di buffo, di eccentrico e di napoletano. Ci mancherebbe. Grazie Antonio per averci raccontato di te e per averci parlato del tuo libro. Adesso non ci resta che seguire la storia. Facciamolo insieme. Io sono Tito. Di lavoro faccio il bambino e mica è facile. I grandi non capiscono niente, si sa. Buongiorno Tito, ho dormito bene? Mi ha chiesto stamattina la maestra. Io sì, e tu? Ti fa male il dito? La maestra mi mette sempre il dito davanti al naso per dirmi «Questo non si fa, Tito! E questo nemmeno!» E allora ieri le ho dato un morso al dito. Lei urlava forte, eh? Io volevo ridere, ma non ridevo, perché se ridevo poi non potevo stringere coi denti. Oggi il papà mi ha portato al parchetto, mi ha tolto le scarpe e adesso corro sull'erba fresca. «Vieni qui, Tito!» grida il papà. «Che nell'erba ci sono i chiodi, i vetri, le siringhe! Vieni, metti i piedi nei mocassini!» «No! Non vuoi mettere i piedini nei mocassini?» «No, non voglio che mi dici le parole piccole!» «Come sarebbe le parole piccole?» «Sarebbe le parole che finiscono con ini, come i piedini, i mocassini!» «E allora come devo dire?» «Metti i piedi nei mocassi, ecco, così devi dire. I piedi nei mocassi? Sì, così. Un duro lavoro fare il bambino. Altro che. Allora, vi è piaciuta? Provate allora a rileggerla insieme, magari con mamma e papà. Buona lettura a tutti!